Allora, questa mattina ci siamo ritrovati insieme, siete stati invitati ad essere presenti in questo momento particolare. Un momento nel quale noi vogliamo, un momento che noi vogliamo vivere all'interno della nostra diocesi con grande gioia, con grande partecipazione anche. In questo ultimo periodo, in questi ultimi mesi, abbiamo avuto la gioia di avere qui a Ragusa il nunzio apostolico Giambattista Di Quattro. In questo periodo ho avuto modo di apprezzare la sua presenza discreta ad ogni incontro che noi abbiamo avuto, incontri liturgici, ricorrenze liturgiche. Monsignor Di Quattro è stato presente, direi, a tutti i cambiamenti dei parroci e le prese di possesso dei reverendi parroci. In questo periodo abbiamo visto che Monsignor Di Quattro è stato qui a Ragusa un po' più prolungatamente. Ecco. E questo tempo, diciamo, della sua presenza qui a Ragusa adesso trova un suo culmine. Perché il Santo Padre Francesco ha trasferito Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Battista Di Quattro, arcivescovo titolare di Giromonte, dalla Nunziatura Apostolica in Bolivia alla Nunziatura Apostolica in India e Nepal. È sembrato ovviamente, direi scontato, convocarvi qui per essere insieme con lui partecipi di questa novità, di questo nuovo incarico che il Santo Padre gli affida. Si tratta, come ben potete immaginare, di una rappresentanza pontificia, di un'annunziatura apostolica che ha una grande responsabilità in un territorio smisurato, leggerete poi i numeri e la grandezza. E per questa ragione ho voluto che tutti quanti voi foste presenti per esprimere insieme, d'altronde Monsignor Di Quattro è stato un presbitero del nostro presbiterio. È qui che lui si è formato nel nostro seminario ed è qui che ha svolto anche una qualche attività nel tempo fino a quando poi è stato inviato nelle rappresentanze pontificie di volta in volta che il Papa ha scelto. Noi vogliamo stringerci attorno a lui e vogliamo a lui manifestare la gioia più grande per questo nuovo incarico. Magari forse qualche volta potremmo fare anche una scappata in India e quindi possiamo avere anche un po', se vogliamo, la tua cortese e calorosa ospitalità. E in questa circostanza, ovviamente, proprio perché Giambattista è nel nostro presbiterio, ci sentiamo ancora una volta uniti profondamente a lui. Lo vogliamo accompagnare anche con la preghiera, soprattutto. E vogliamo accompagnarti con la preghiera perché il ministero che svolgerai in quei territori, in quelle nazioni, nelle due nazioni, possa essere proficuo e la Chiesa possa crescere sempre di più nella sua dimensione. A nome di tutto il presbiterio e della nostra amata diocesi di Ragusa ti porgiamo i più fervidi auguri e ti accompagniamo con la preghiera. Mi ero abituato a rimanere a Ragusa e mia madre ancora più di me si era abituata a vedermi a casa. Ma ora c'è un'altra missione che mi aspetta e mi ha un pochino commosso, devo dire, venire qui, perché qui
ricordate quelli che eravamo insieme in seminario? C'era il ragioniere Antoci che pregava e teneva le adorazioni per le vocazioni, no? Ricordate questo particolare? Di qui partivano tante di questa grazia, parte tutto dalla preghiera, parte tutto dalla presenza del Signore, qui in India, dappertutto. È la stessa cosa, è la stessa dinamica. Come ha detto, e ringrazio moltissimo Scienza Monsignor Cutitta, Carmelo Cutitta, per avermi invitato e aver organizzato questo momento familiare di incontro. Come ha detto lui, faccio parte di questo clero, anche se poi il lavoro di missione mi porta a lavorare in altre zone, e questo è il quarto continente praticamente, dove vado, dopo l'Africa, America Latina e America del Nord, Europa, perché in Italia, e poi chiaramente adesso in Asia. È la prima volta che mi confronto con questa realtà, è una realtà, come mi è stato detto, complessa. La Chiesa in India è l'unione di tre Chiese, in comunione col Santo Padre. Sono la Chiesa di rito antico antiocheno, la Chiesa di rito malabarese, quindi poi c'è la Chiesa di rito malancarese, poi c'è la Chiesa di rito latino. E sono in totale 171 diocesi in tutta l'India, 250 vescovi più o meno, in un territorio dove la presenza dei cattolici è solo nominalmente abbastanza limitata. In un paese di 1.300.000.000 di persone, i cattolici sono circa 20 milioni, quindi non è una porzione piuttosto limitata, però con un grande impatto, veramente grande impatto per quello che riguarda tutto il lavoro. Voi lo sapete, lo sappiamo benissimo, l'ambito assistenziale, caritativo. E vorrei dire anche una cosa: in questo momento l'India è il primo paese a livello di vocazioni. I dati che ho ricevuto inizio sono di 15.000 giovani che si preparano al sacerdozio. Il secondo paese è il Brasile, con 10.000 giovani che si preparano al sacerdozio, e con un numero poi enorme, veramente molto grande, di religiose. Questo è un altro dato che ancora vorrei verificare, ma sono circa 800 le superiori maggiori in tutta l'India, sono numeri molto molto particolari, e circa 90.000 religiose. E noi abbiamo le suore del Sacro Cuore di Ragusa che si trovano nello stato di Orissa. Recentemente, proprio in ottobre, quattro di loro hanno fatto la professione perpetua, sono le prime quattro indiane ragusane, adesso c'è il primo ragusano indiano. Ci sono dei ricambi della grazia, no? è la stessa realtà. Vi ringrazio, io vi seguirò nella preghiera. So che vado in un paese che è profondamente, profondamente religioso. Lì è tutt'unica la realtà tra cultura, religione, vita sociale, tutta un'unica realtà. È profondamente religiosa. Aspetto le vostre preghiere, e voi sapete che una parte del mio cuore, non indivisa, rimane qui a Ragusa, rimane sempre a Ragusa, perché qui c'è dove ho ricevuto l'esempio, dove c'è la mia famiglia di chiesa ragusana, diocesana, e c'è tutto il riferimento al mio presbiterio, cioè ai miei fratelli. Grazie.